Dobbiamo mettere anche questo. Con vostri valori, con nostri valori. Noi con voi abbiamo valori in comune, valori democratici. E quei bambini adesso possono dire cosa vogliono loro. Loro non vogliono combattere. Loro vogliono il pace. Ma qualcuno non vuole che loro hanno pace. E fa la guerra. E ditemi voi che soluzione esiste per fermare delinquenza infinita. In 21 secolo nessuno da noi non ha creduto che si comincia questa battaglia al centro dell'Europa a 21 secolo. Anche quei bambini non hanno pensato neanche che loro possano diventare i profughi dal paese democratico al centro dell'Europa. E che cosa loro vengono a creare una città migliore, una città migliore. Quindi grazie a loro, Bucato, e grazie alla resistenza ucraina, che non è in nulla diversa dalla resistenza italiana contro il nazismo e contro il fascismo. Allora noi difenderemo il nostro fuoco, e loro difendono il loro fuoco, e quindi bisogna aiutarli in tutti i modi. A me, cari ucraini, auguri, perché a noi hanno lasciato 72 ore che noi ci diamo. Auguri, perché dopo 100 giorni altrettanto hanno detto che finita, non ce la fanno più. E noi siamo ancora lì. Siamo lì, sì, stanno diminuendo i nostri ragazzi in ogni, se si può usare questa parola, ogni giorno. Però siamo lì. E siamo più forti di come eravamo prima.